video. Come avrete già visto su Facebook, oggi vi presenterò in maniera ufficiale la mia prima linea di Traveler's Notebook. Allora, come vi dicevo già appunto su Facebook, sono Traveler's realizzati in ecopelle, quindi io ho stampato le mie grafiche, che poi sarebbe la stessa grafica che è presente anche nel kit Summer Party. Se non avete visto quel video, comunque vi lascio il link giù nell'info box. E appunto sono stampate sulle copelle, però poi ho chiesto a Manu Menozzi di potermeli cucire, realizzare, insomma. Lei è stata bravissima, gentilissima, come già l'ho ripetuto mille volte, mi ha realizzato un sogno. Quindi vi volevo far vedere nel dettaglio tutto. I Traveler's per il momento sono solo 10. Presentano questa grafica qui, guardate che bella, e l'elastico, quindi tutti gli elastici interni, anche l'elastico esterno è rosa, le cuciture sono rosa, e poi all'interno ci sono queste tasche, praticamente ne troviamo 4, due sono fatte in modo circolare e due invece più piccoline, che ci possono entrare benissimo anche i biglietti da visita. L'interno è rivestito con ecopelle rosa. Siccome a me non piaceva mettere la costola rinforzata qui dietro, Manu me l'ha messa internamente, infatti ci sono delle cuciture qui che danno più sostegno poi alla chiusura del traveler. Quindi questo è il traveler vuoto. Poi successivamente io ho creato un mini corredino per incicciottire questo Traveler's, che poi voi non siete obbligati a comprarlo, potete anche scegliere di comprare solo il Traveler's, però ecco il corredino bellissimo. Volevo comunque riprendere le grafiche del kit Summer Party, perché comunque la grafica è quella lì, però non volevo ripetere le stesse cose. Quindi per questo corredino ho realizzato due dashboard in vellum, una in acetato, due inserti con grafica e due inserti invece con fogli bianchi. E in più, per chi sceglierà appunto di prendere tutto il corredino, ci sarà anche il fiocchetto in vinile oro, che già applicherò come in questo caso. Eccolo qui, è una pellicola oro opaca, molto 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 bella. Quindi partiamo a farvi vedere tutte queste cose bellissime. La prima dashboard in acetato, eccola qui, è rosa, quindi ha una base rosa e ha queste palme. Ovviamente le dashboard ve le do già tagliate, così che potete direttamente inserirle nel Traveler's. Poi le dashboard in vellum invece sono queste due qui. La prima è la bancarella delle limonate, che vi è piaciuta tantissimo nel kit Summer Party, e poi tutti questi fiori tropicali, ed eccola qui. La seconda invece riprende le palme sull'azzurro, però dove ci sono dei particolari dorati. Gli inserti invece con le grafiche sono questi due qui. Mi sono dimenticata di dirvi che tutti i 10 Traveler's sono tutti in formato passport. Ho voluto iniziare con questo formato piccolo, che secondo me è molto versatile, perché si può tranquillamente portare in borsa e ci si può scrivere il giusto, ecco. Non lo trovo un formato particolarmente piccolo, sarà perché comunque l'ho usato e posso dire che veramente è un formato comodo. Quindi, ricapitolando, questi qua sono i due inserti con le grafiche. Il primo è un weekly, sempre quella grafica tropicale con i fiori tropicali, e all'interno è fatto così: abbiamo la settimana su una pagina, e invece qui c'è la struttura per tutta la settimana, per l'organizzazione di tutta la settimana, e anche qui c'è la bancarella delle limonate, e qui invece ci sono le lucine, sempre quelle lì che ci ricordano le serate estive. Tutti gli inserti hanno la copertina con grammatura 230 grammi, quindi un cartoncino spesso, e tutte le pagine, appunto i fogli all'interno, hanno grammatura 120 grammi, lucida. Eccola qui, no lucida, scusate, liscia, mi confondo. E invece quest'altro è l'inserto liste, guardate che carino! Ho messo anche qui le luci estive perché mi piacciono tantissimo, che non si vede, vero? Invece dietro c'è la classica, ho scritto limonata in inglese, e qui ho scritto liste. All'interno è fatto in questo modo qui, appunto
c'è una lista, qui potete scrivere il nome della lista, magari se è spesa, magari se è per la valigia, per organizzarsi in qualche modo anche per le vacanze, e come base c'è sempre una grafica floreale. Eccolo qui, anche questo qua c'è grammatura 120 grammi e copertina 230. Poi ho voluto inserire due inserti con pagine bianche. La copertina è in cartoncino rosa, anche all'interno. Non so se dal video si vede, ma sui cartoncini ho messo la pellicola con i glitter. Per farvi capire, è la stessa pellicola che ho messo sopra questo abbellimento qui. Vedete che è piena di glitter. E anche questi inserti qui appunto sono ricoperti da questa pellicola piena di glitter. Anche se le luci non permettono di vederlo in questo momento, mannaggia. Poi comunque vi metto tutte le foto nel dettaglio sulla mia pagina Facebook. E questi qua semplicemente sono pagine bianche, sempre con grammatura 120 grammi, che si possono usare per tante cose, anche per prendere solo appunti. Ma per esempio io l'anno scorso mi divertivo tantissimo a provare gli acquarelli, a provare anche le penne che magari hanno un inchiostro che può passare su delle pagine normali. Io, ecco, per esempio mi sono divertita tantissimo così, anche per scrivere delle frasi motivazionali. Adesso vi faccio vedere al volo come inserisco il tutto, magari velocizzando anche il video. Quindi vi ho fatto vedere al volo come inserire i quattro inserti, perché per esempio molte ragazze mi chiedono come funzionano queste agende con gli elastici. È semplicissimo. Io ovviamente adesso ho inserito solamente quattro inserti, però sapete meglio di me che ce ne possiamo mettere dentro veramente tantissimi. Io intanto vi ringrazio tantissimo per aver visto questo video, vi ringrazio anche per tutti i riscontri positivi che ho ricevuto sulla mia pagina Facebook, non mi aspettavo tutto questo, grazie di cuore. E quindi ragazze, se siete interessate ad acquistarlo potete tranquillamente contattarmi sulla mia pagina Facebook, dove poi ci possiamo mettere d'accordo per le modalità di spedizioni eccetera. Io intanto vi ringrazio per aver visto questo video, vi ringrazio per supportarmi sempre e ci aggiorniamo sui miei social. Ciao ragazze!